simulare la guida di un escavatore o lavorare virtualmente su un tetto, usare cazzuole e malta per costruire un muro di mattoni o il legno per creare una casetta, oppure ancora realizzare un oggetto con la stampante 3D, rilevare profili e superfici con il laser scanner, usare la termocamera per verificare le dispersioni nell'edificio e guardare un cantiere dall'alto attraverso un drone. Sono solo alcune delle attività tipiche delle professioni edili che gli studenti delle scuole secondarie di primo grado hanno potuto provare in occasione degli Open Days organizzati dal Centro Edile per la Sicurezza e Formazione di Perugia in collaborazione con i collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e di Terni. Abbiamo simulatori per macchine di movimento terra, varie categorie, dai dozer agli escavatori senza che entrino nello specifico, più a una macchina virtuale in 3D che fa vedere le linee vite, fa vedere il punteggio e quindi l'esoscheletro, che è la parte superiore per il sollevamento dei pesi e comunque di qualche utensile per l'attività lavorativa. La parte dedicata alla topografia, quindi passiamo ormai il volo con i droni, con gli aerei, a tutte quelle che sono i laser scanner, tutte quelle attività che servono insomma per gestire la topografia. Quindi anche l'edilizia ha fatto effettivamente dei piccoli, micro ma grandi cambiamenti tecnologici. Un momento informativo dunque nella sede del CESP per incontrare i giovani del territorio in procinto di effettuare la scelta della scuola superiore, al quale ha partecipato anche INAIL Umbria, perché l'intento è stato prima di tutto educare alla cultura della sicurezza. Troppe persone muoiono nei luoghi di lavoro, troppo spesso muoiono nei cantieri e noi vorremmo che i ragazzi che escono dalle scuole di nostro riferimento abbiano una cultura verso la sicurezza tutto tondo, chiaramente in modo particolare per quello che riguarda sui cantieri. Per cui con INAIL e con CESF abbiamo unito le nostre forze e stiamo lavorando insieme principalmente per far capire ai ragazzi che nei luoghi di lavoro bisogna avere tanta attenzione. In Umbria, in questo settore, abbiamo avuto nel 2022 ben 4 decessi. Quindi la formazione che parte fin dai primi anni di impegno scolastico è essenziale e pertanto siamo qua per testimoniare come le competenze in materia di sicurezza siano basilari e come anche una coscienza attiva che pone al centro la salute e la sicurezza della persona e di chi opera con lei sia fondamentale.